Buonasera pubblico di Onda TV, agli amici del giovedì che ritroviamo dopo 180 minuti di Serie A negli ultimi 3-4 giorni. Davvero abbiamo molta carne a cuocere, anche perché a quest'ora arriva, almeno per noi, non per voi che siete dall'altra parte dello schermo, l'acquolina in bocca. Allora saluto subito il nostro opinionista in studio, Claudio Pacella. Buonasera Claudio Buonasera e Andrea, bentrovato. rinnovo il saluto ai nostri amici a casa. E gli amici del giovedì, allora noi iniziamo subito con questo turno infrasettimanale, o meglio con gli ultimi colpi di Serie A, che ci fa rivedere l'Inter da sola al primo posto della classifica, un sogno che diventa realtà perché mancava da molti, molti anni per le ovvie ragioni che conosciamo. Allora ti chiedo Claudio, è l'anno dell'Inter per come la vedi in campo, per la grinta, per l'atteggiamento, per l'allenatore, o è ancora presto per dirlo? Ma con tutti gli scongiuri che gli amici dell'Inter, tifosi dell'Inter, staranno facendo al di là dello schermo, devo dire Ecco, tu che è non li puoi fare partito. perché siamo a telecamere È accese, insomma. vero, in un orario impossibile. Però è vero che è partita alla grande, forse inaspettata, 5 gare, 15 punti, punteggio pieno, e anche un merito sicuramente va all'allenatore che ha inquadrato bene la squadra, si fa rispettare, ha messo delle regole sicuramente che prima non c'erano. Però non è la prima volta, Andrea, che diciamo questo per l'Inter, che anche con Spalletti partì bene, come ricordi, poi nel mese di dicembre, ecco, andò a perdere qualche gara e così il sogno dell'interista svanì, ed è svanito molte volte. Io questo lo spero che sia l'anno, o almeno che sia l'anti-Juve davvero, perché il campionato italiano ha bisogno dell'Inter. Però devo dire che dentro le 5 gare ci sono state 2 gare fondamentali come risultato con la Lazio e il Milan. E ricollegandomi alla quarta giornata, proprio il derby vinto, devo dire, alla grande dall'Inter, giocando veramente, veramente bene, ha sfatato quel modo di dire che il derby si deve vincere, non si deve giocare. No, l'Inter ha fatto tutte e due le cose, ha giocato bene ed ha vinto, cosa che nel derby non sempre si ripete. Veramente, devo dire, se non c'era il Donnarumma, il migliore in campo, l'Inter poteva avere veramente una goleada nel derby. Questo lo devo Certo. dire. E dunque è partito molto bene, lo vedremo se sarà veramente l'anno dell'Inter o sarà comunque un ottimo Sì, campionato. siamo solo alla fine di settembre, Eh quindi sì, considerando che dobbiamo arrivare a maggio sono. 2020 è ancora presto per dire che lo scudetto può andare all'Inter, però vediamo insomma questi colori nerazzurri che sono Sono tornati. rispolverati, li avevamo quasi È persi, vero, è insomma, vero. il Questo nero sì. no, il nero no, Questo. l'azzurro sì. E allora dall'altro lato, visto che tu parlavi di derby, io mi chiedo, visto il derby a volte sai che succede, ma la squadra che si deve riscattare, non è Sì. detto che va quella più in forma, no? Perché sai, diventa anche, come dire, l'attesa Sì. emotiva, la storia dietro il derby, un momento di orgoglio, a prescindere dalla posizione in classifica, dall'arco Sì, temporale. Non è stato così per il Milan, che comunque partiva svantaggiata rispetto all'Inter e tutti sappiamo com'è finita. Si può parlare già di crisi per il Milan? Noi Andrea. spesso giochiamo con gli amici, Sì, siamo sì, sì, sì. seri questa No, è sera. chiaro. No, guarda, crisi magari è un po' presto, però se questo è determinato dai risultati e dal gioco, sì. Perché? Perché c'era un'aspettativa molto alta dopo le parole in conferenza stampa, prima del campionato, del suo allenatore. Molte aspettative su se stesso e sulla squadra. Perché dire giocheremo a testa alta e di qualità, rispondendo anche così con una battuta a Conte. E i dirigenti stessi, che con i giocatori che loro nel calciomercato avevano preso, si aspettavano molto. Questo non sta succedendo, e perdere in quel modo, Andrea, ha scatenato un po', ecco, la tua domanda, è crisi, perché perdere il derby ci sta, ma non in quel modo, perché veramente ha avuto solo, direi, un contropiede nella fine del primo tempo. Poi a senso unico l'Inter ha veramente giocato alla grande contro il Milan, vincendo strameritatamente. E io devo dire, se è crisi, lo vedremo, perché effettivamente tra il Torino e la Fiorentina si decideranno le sorti di Giampaolo, allenatore del Milan. Potrebbe essere una mini crisi, questo hai detto bene, perché non hanno accettato di perdere il derby in quel modo, questo sì. Cioè, sicuramente un avvio del campionato Eh sì, tutto in in salita, salita, per non eh parlare sì. di un salto nel buio con il calciomercato alle spalle, questi saranno poi i risultati a dircelo. Vediamo in questo quarto e quinto turno di Serie A Sì. Sì. quali altre sorprese hai visto, Beh, Claudio? si è ripetuto in Brescia, devo dire che effettivamente Corsaro ad Udine Sì. nella quarta giornata, Qualcuno su oltre. Facebook, Brescia-Mantova, bello Beh, questo, sì. invece no.
No, era la Juventus. Assolutamente, era la Juve, ha messo anche la difficoltà la Juve andando in vantaggio dopo 4-5 minuti. E poi nella quarta giornata, oltre appunto alla vittoria esterna, c'è stato il derby, come abbiamo detto. Invece ieri, la quinta giornata, c'è stata finalmente la vittoria della Fiorentina, come noi dicevamo, dopo 18 sì. turni, era ora che Montella, altrimenti sarebbe stato aspettava un altro allenatore 18, a rischio. È bravo, aspettava 18. 18. Come lo stesso Lecce, che come il Brescia, due vittorie in questo inizio del campionato, tutte e due esternamente. E poi c'è stata la prima sconfitta della Roma con l'Atalanta, un'Atalanta nazionale, lo vogliamo dire, dopo l'esordio catastrofico in Champions, in Italia si fa sempre rispettare invece la squadra bergamasca che è andata a vincere e infliggendo appunto la prima sconfitta interna della Roma. È sorpresa delle sorprese, effettivamente io, ma non solo io credo, ci aspettassimo questa sconfitta interna del Napoli, Andrea, con il Cagliari, che io avevo detto tra le medie squadre è una delle migliori in calciomercato con N'Golan, Rog, eccetera, aveva fatto bene. Però non mi aspettavo effettivamente ieri, nella quinta giornata, la vittoria a Napoli, perché il Napoli già distaccata di 6 punti dall'Inter. Però è presto e anche il Napoli si riprenderà. Allora, veniamo invece a questo turno a noi, a questo weekend che comunque sarà interessante, onda di busulmona@yahoo.it, il nostro indirizzo di posta elettronica dove andiamo a cogliere anche i vostri suggerimenti per poi le schermate da commentare qui in studio ogni giovedì. Veniamo alle schermate di questa settimana, prego la regia di mostrarcele in onda in questo momento, cominciando come al solito dalla schermata tutta incentrata sulla Serie A ed è Stefano Claudio a giocare con noi. Alla sesta giornata gli anticipi ci sono sabato 28 alle 15 Juve Spal, alle 18 Sampdoria-Inter e a chiudere in serata Sassuolo-Atalanta. Stefano inizia con una combo, Juve-Spal 1 più non gol. Qui c'è da dire che la Spal non è quella dell'anno scorso, chiaramente l'abbiamo capito, una vittoria e 4 sconfitte, va a Torino con il morale a terra sicuramente, io dico 1 più over, più o meno simile a Stefano. Poi Sampdoria-Inter, un'altra combo, ci dice 2 più gol. E qui lo stesso discorso anche per la Sampdoria, fino adesso una sola vittoria, la peggior difesa addirittura del campionato, 11 gol al passivo insieme alla Spalle, e credo che con l'Inter sia quasi decisivo anche il ruolo, non so se così si può dire, di Di Francesco, perché anche lì sicuramente non potrà la squadra genovana continuare a perdere, non è così sicuro come un mese fa il posto in panchina. Io qui dico X2, poi Sassuolo-Spal, Stefano ci dice X. Per il Sassuolo altalenante non c'è pareggio, o vince o perde. E adesso non c'è avversario, come abbiamo detto, più ostico dell'Atalanta, anche se gioca in casa. Io dico 1X perché l'Atalanta ha appunto anche un turno in Champions. Napoli-Brescia, gol più over. E qui c'è subito la prova del 9, dopo la sconfitta interna per il Napoli, ancora una gara sul proprio campo con una sorprendente Brescia, come ho detto prima, formato trasferta. E io qui dico gol. Stefano ci dice gol più over, io dico solo gol. Lazio-Genova X2. Questo, Andrea, è una gara delicata effettivamente fra queste due squadre. Non vedo un pronostico così facile anche se gioca in casa la Lazio, perché è vero che ha giocato bene con l'Inter, però sai, il Genova potrebbe anche fare una sorpresa. Io dico gol. Lecce-Roma 2 più gol. E qui rivedo in parte, insomma, Lecce-Napoli con una squadra esperta come la Roma, come lo era il Napoli, che deve in questo caso anche riscattarsi della sconfitta in casa. È un Lecce che in casa è senza vittorie, l'ho detto, ha vinto solo 2 volte, tutte e 2 fuori casa. Dico X2. Poi continua Stefano, Udinese-Bologna X. 2 pareggi 0-0 nell'ultimo turno, sia per l'Udinese che per il Bologna, che però si sta comportando molto bene in questo campionato, è settimo, mentre l'Udinese è terz'ultimo, dunque male, a 4 punti, il Bologna ha il doppio di punti, 8. C'ha il peggior attacco del campionato, solo 2 gol all'attivo, però come Stefano anch'io vedo l'X. Cagliari-Verona 1 e si presenta quindi in classifica addirittura il Cagliari, come stavamo dicendo, sta andando molto molto bene e diciamo potrebbe anche sembrare sconfitta sicuramente il Verona a Cagliari, ma io anche qui ho paura di una sorpresa, dico gol. Milan-Fiorentina X2, finalmente si è sbloccata, è tornata alla vittoria e come si dice Milan avvisato, Milan salvato, Beh, certo. Perché la Fiorentina non scherza più ormai. Beh, diciamo che il Milan si deve salvare, sì, più sì. che salvato aspettiamo sarà il participio passato. Esatto, okay. E anche qui però ripeto gol.
E chiude la schermata Stefano Parma-Torino, non gol. È arrivata una vittoria salutare al 95esimo, effettivamente con un autogol dopo due gol annullati, e parlo del Parma sul Sassuolo. E il Torino, che come il Milan che stanno giocando appunto stasera, non è in un buon momento. Io qui vedo l'X fisso. Allora, passiamo alla seconda schermata, quella relativa ai risultati esatti, dove ovviamente aumenta anche il rischio. La terna proposta questa settimana: Lecce-Roma 1-3, Napoli-Brescia 2-1 e Milan-Fiorentina un bel 1-1. Claudio, siamo in linea con la schermata precedente o no? Sì, con Lecce-Roma direi di sì. 1-3 potrebbe verificarsi. Napoli-Brescia vedo anch'io, come ho messo sulla schermata, la vittoria, ma dico un gol in più, 3-1, e spero anche nel gol del Brescia. E Milan-Fiorentina, io vedo, lo spero almeno, una gara spettacolare, tutte e due le squadre devono giocare a viso aperto, vittoria della Fiorentina 2-3. Ti lascio commentare anche l'ultima schermata, quella fiume relativa ai marcatori, insomma, qui ci si Come mette un po' sempre, tutto nel calderone, eccola qui. sì, come sempre sono 7, io direi i 4 che do l'ok sono proprio dei veri centravanti, Lukaku, Mertens, Dzeko e Belotti. Altri sono centrocampisti o ale che sicuramente potranno segnare, ma un punto interrogativo a Iličić, Luis Alberto e Suso. Allora, rientriamo in studio per un ultimissimo sguardo all'Europa, perché è stata una settimana intensa con il turno infrasettimanale di Serie A, quindi si gioca per ben 3 volte in una settimana, considerando l'impegno infrasettimanale. E no, che non c'è tempo di riposarsi, di respirare, perché torna la Champions League. Allora io ti chiedo una brevissima scheda, dossier, presentazione sulla seconda gara delle italiane. Sì, si sta giocando appunto come dicevo ogni 3 giorni, sicuramente saranno dei cambi perché non si può sicuramente giocare con le stesse formazioni, poi in Europa sappiamo le difficoltà che ci sono. Martedì 1 ottobre giocheranno l'Atalanta e la Juve, l'Atalanta con lo Shakhtar e la Juve con il Bayer Leverkusen. Certo, per l'Atalanta c'è la possibilità del riscatto, l'abbiamo detto dopo la inattesa e brutta sconfitta 4-0. E deve vincere, altrimenti dovrà pensare solo al terzo posto e se la vedrà proprio con lo Shakhtar per un posto in Europa League. Come sai, la terza giocherà nel girone della Champions in Europa League. Per la Juve c'è un risultato solo, secondo me, se vuole puntare al primo posto, dopo il bel pareggio a Madrid con l'Atletico Madrid. Il Bayer Leverkusen ha perso in casa con il Lokomotiv Mosca, dunque non credo che sia un ostacolo difficilissimo per la Juve. E io punto appunto alla vittoria della Juve. L'Atalanta, l'ho detto, lo speriamo tutti, anche lei vincente, altrimenti i sogni di qualificarsi a un ottavo di finale sono svaniti Addio già, sogni di gloria, eh sì, verrebbe già al da dire. secondo turno. Invece mercoledì, come dicevi, l'altro giorno di Champions, il 2 ottobre, giocheranno Genk Napoli e Barcellona Inter. E diciamo per il Napoli dovrà confermarsi dopo la bella vittoria con il Liverpool. E con la squadra belga andrà fuori casa, che ha perso però nel primo turno 6-2, pensa con il Salisburgo, la squadra austriaca. Io credo che non sarà anche qui un Certo. ostacolo insormontabile per il Napoli. E la gara più difficile, penso, in questo secondo turno ce l'ha l'Inter che va a Barcellona dopo il pareggio, anche lì un po' deludente dell'Inter con lo Slavia Praga. Si dice il dubbio Messi perché si è infortunato in campionato, però. Voglio dire, il Barcellona ha tanta di quella qualità, Andrea, che anche se non dovesse giocare il suo giocatore più forte, comunque per l'Inter sarà un turno difficile, pensando anche che dopo 4 giorni ha il derby d'Italia, Ci può la Derby d'Italia, che può diventare un primo big match, che noi che potrebbe commenteremo. anche avviare, non dico decidere le sorti No, del no, quello campionato in no, questa alla sesta fase, però giornata. sicuramente Eh sì, delineare, la testa sarà scandire il lì. passo. La testa sarà lì anche alla Juve, Certo. che noi commenteremo giovedì prossimo, però a Barcellona il secondo turno dopo un Beh, l'Inter è pareggio. chiaro che alla luce di questa, come dire, di come sono andate le cose negli ultimi Sì, anni, forse punta più al Derby d'Italia che assolutamente. all'Europa. O a Io tutte e due. come tifoso io penserei più al campionato perché insomma, giocare a Barcellona con la formazione tipo e poi riproporla dopo 4 giorni con la Juve, ecco, diventa difficile, un Diversamente la ostacolo. Juve non deve pensare ora ai No, punti in campionato, cioè questo no, ormai, bravo, voglio dire, assolutamente, diventa dovrebbe come il fare. torneo di Don Achille per gli amici, Sì, sempre almeno per voglio per gli dire, amici che adesso conoscono il campo famoso di non Don Achille, è. dovrebbe fare il contrario, puntare esclusivamente o quasi alla Champions, far riposare quei giocatori importanti, magari 3-4
tre giorni prima o quattro giorni prima nel campionato e puntare lì, perché oramai nei sogni dei tifosi e certo. della società è la Champions. Vedremo, e quindi sicuramente giovedì sì. prossimo avremo davvero delle novità anche del turno. Interessanti da commentare insieme. Grazie per questa grazie sera Andrea, Claudio. Grazie ancora agli amici. Grazie agli amici del giovedì che ovviamente rincontreremo. L'appuntamento è sempre per la prossima settimana su Onda TV, canale 18 del Digitale Terrestre. Buona serata a tutti.